Scommetto che sul vostro computer avete più account Google, il vostro account Gmail personale, l'account Digi Suite, ma siete veramente sicuri di saperli gestire al meglio? Scopritelo con me in questo video. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Io sono Alessandro Bencivenni e questo è il canale YouTube di Prof Digitale, all'interno del quale faccio video tutorial come questo e do anche consigli per studenti e insegnanti che vogliono imparare ad utilizzare gli strumenti tecnologici al meglio sia a scuola che a casa. Come dicevamo, sicuramente molti di noi hanno più account Google. Io personalmente ne ho veramente tantissimi sul computer. Il problema però è saperli gestire al meglio. Questo perché? Perché non gestendoli al meglio si possono creare dei conflitti fra account. Credo che sia capitato alla maggior parte di noi magari di ricevere un link, di aprirlo e di venir rimbalzati, per così dire, sull'account sbagliato. Quindi i classici link di Drive che poi non rimandano al file che ci è stato condiviso, ma ci rimandano alla classica finestra di richiesta di autorizzazione. Per noi una scocciatura, ma anche per chi ci ha condiviso il file, ricevere decine magari di richieste di accesso al file può essere effettivamente molto noioso. Questo per quanto riguarda il vostro computer personale. Per il computer che usate a scuola vi invito a ritrovare un video che ho fatto un po' di tempo fa, ma che è comunque molto valido e che vi spiega come utilizzare in maniera efficace la navigazione in incognito. Ma passiamo subito al nostro video. Come vedete qua io sono su google.it. Molti di noi cosa fanno? Quando devono aggiungere un secondo account al computer vanno qua sulla icona del proprio account e cliccano su aggiungi un altro account. Come vedete io qui ho due account collegati, il mio personale Gmail e quello della scuola. Ma può succedere una cosa di questo tipo. Proviamo ad aprire una nuova scheda dove io nell'account della scuola ho ricevuto un link di Meet, quindi io qua sono collegato con l'account della scuola e qua mi viene inviato un link di Meet. Se io clicco sul link di Meet, la scheda che si aprirà qua in alto non è, nonostante io sia partito da una scheda in cui c'era collegato il mio account di scuola, non è appunto lo stesso account, ma è il mio account personale. Perché succede questo? Perché in buona sostanza il primo account con il quale vi collegate su google.it è quello che poi di default generalmente aprirà le nuove schede. Quindi quando il link che ricevete viene aperto in una nuova scheda, viene aperto con il primo account con cui vi siete collegati. Quindi qua, andando a rivedere un'altra volta nella scheda appunto degli account collegati, vedete che qua c'è il mio e l'altro di scuola. Andando su quello di scuola si vede ancora meglio, perché qua c'è quello di scuola e qui vedete accanto al mio personale c'è scritto predefinito. Quindi i casi sono due: o imparate a gestire i più account connessi contemporaneamente giostrandovi tra il predefinito, cioè il primo con cui vi siete collegati, e il secondo, terzo che avete aggiunto, oppure c'è questo metodo che è decisamente più semplice. Io faccio così. Quando devo aggiungere un account Google, non lo aggiungo utilizzando il tasto aggiungi un altro account, ma gestisco i miei account direttamente da Chrome. Qua in alto a destra, come vedete, c'è scritto Alessandro Persona 2. Se clicco qua sotto, vedete che ci sono tutti i miei account Google e a me, per passare da un account all'altro, è sufficiente cliccare sulla persona e quindi sull'account desiderato. All'interno di questo account, che come vedete corrisponde, non c'è connesso nessun altro account e quindi il rischio di avere un conflitto tra account è praticamente zero. Ma come si fa a aggiungere gli account direttamente a Chrome? Come vi dicevo, questa procedura la dovete fare solo ed esclusivamente sul vostro computer personale. Non lo fate assolutamente su quello di scuola, perché aggiungere un account a Chrome vuol dire anche importare tutti i preferiti di quell'account, ma anche
il riempimento automatico dei campi del nome utente e le password se le avete salvate. Quindi questa procedura fatela solo ed esclusivamente sul vostro computer. Io adesso vado ad aggiungere un altro account che possiedo. Vado qua in alto nella parte relativa a Chrome, quindi non qui sotto, ma nella parte in alto dove c'è l'icona più piccola. Clicco, vado su aggiungi, qui sì che lo posso fare, aggiungi, clicco su aggiungi persona, qui in basso a destra, non importa mettere un nome, ma se volete lo potete mettere, qua metterò demo, clicco su aggiungi e mi viene aperta una nuova finestra di Chrome, dove vedete è stato messo un avatar così provvisorio. Clicco su sei un utente di Chrome, accedi. In questa finestra metterò il mio account che voglio appunto aggiungere al mio computer. Inserirò la mia password. Clicco su avanti ed eccomi qua. Mi viene chiesto di collegare i dati con appunto il browser, tra il browser e il mio account, di modo che se ci sono, come vi dicevo, dei preferiti, questi vengono importati automaticamente all'interno del mio browser. Accetto la sincronizzazione ed ecco fatto, il mio account è stato aggiunto. Quindi quando voglio passare, per esempio, tra il mio account personale e l'account di scuola, non dovrò far altro che eseguire questa operazione. Cliccare qua in alto e selezionare l'altro account che desidero. Questo aprirà una nuova finestra di Chrome dove non si creeranno assolutamente conflitti tra account, perché all'interno di quella finestra è collegato un solo account, quindi zero errori possibili. Se voglio togliere un account è molto semplice, ritorno qua in alto dove ho aggiunto l'account e clicco su questo simbolo rotellina, gestisci utenti. Una volta qua vado sull'account che voglio eliminare, premo i tre pallini in alto a destra e poi clicco su rimuovi questa persona. Rimuovendo questa persona, come vedete, verranno eliminati tutti i dati dal dispositivo, quindi è una procedura assolutamente sicura. Se invece volete togliere gli account, volete uscire da tutti gli account che avete inserito per sbaglio, come abbiamo visto prima qua dalla connessione a google.it, vi basterà cliccare qua dove c'è scritto esci da tutti gli account, cliccherò su accedi di nuovo, poi di nuovo su avanti. E qua dove mi dice il mio indirizzo, premo questo simbolo freccia verso il basso e in questa finestra clicco su rimuovi un account e selezionerò il tasto rosso rimuovi per rimuovere l'account che è di troppo e poi confermerò con sì rimuovi. Se per caso vedete una scritta come questa, ovvero in pausa sul vostro browser di Chrome, vuol dire che in quel momento la sincronizzazione è in pausa, quindi non verranno salvati i preferiti, non verranno salvati i moduli e le password. Per riaccedere è sufficiente di nuovo cliccare su il simbolo in pausa, cliccare poi esegui di nuovo l'accesso e ricollegarsi con il vostro account di Google come avete sempre fatto. Quindi con questa procedura riusciremo a lavorare in maniera più semplice e più veloce con account diversi senza che questi entrino in conflitto tra di loro. Bene, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Nel caso, un mi piace e l'iscrizione al canale con il tasto campanellina mi farebbe veramente molto piacere. Vi ricordo che sul mio account Instagram stanno continuando dei contenuti rivolti al back to school, quindi al rientro a scuola, con tanti consigli di ordine metodologico. Spero che vi facciano piacere. Trovate le coordinate, come sempre, qua di fianco. L'appuntamento con una nuova pillola del prof è come sempre qua sul canale YouTube di Prof Digitale tra una settimana. Ciao a tutti, a presto!